Tommaso Ragno, benvenuto al Bifest a Bari. Un premio, tre film, Siccità di Paolo Virzì, poi c'è Nostalgia di Mario Martone e Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Tre personaggi abbastanza complicati, abbastanza complicati dal punto di vista interpretativo. Come ci hai lavorato su questi tre personaggi, di cui due tra l'altro sono abbastanza cattivi anche, no? Mi permetto di dire una cosa, sì, questo è per capirsi cattivi, ma in realtà proprio per la complessità, diciamo, che è stata offerta da queste sceneggiature e dal lavoro che è stato fatto, mi permetto di dire che sono figure umane, cioè umane dal punto di vista della complessità umana. E questo è chiaro, non è una cosa che dico io, è una cosa che è evidente nel film, nei film fatti. Per cui certo, diciamo, come informazione passa quello, ma in realtà c'è molto di più. E questo innanzitutto è una cosa di cui ringrazio Martone e Pippo Mezzapesa per quelle figure, come dire, drammatiche. E poi c'è quella figura, diciamo, di siccità, che mi ha permesso di esprimere invece un altro aspetto, non meno drammatico, ma sicuramente con una dimensione comica molto forte, che è una risultante di quando degli esseri umani sono messi in situazioni più grandi di loro, come è appunto quell'evento, quella catastrofe naturale che è tra la pandemia e la siccità. Quando si è in buone mani si diventa più coraggiosi a tentare anche di fare delle cose che escano da qualcosa che uno già conosce. Quindi io ringrazio queste occasioni che ho avuto, perché mi hanno permesso di toccare più colori, vedere innanzitutto se ne avevo e se no altrimenti erano qualità da sviluppare. Per esempio anche il fatto di poter fare un personaggio come quello di Nostalgia, che mi ha portato a dover studiare la lingua napoletana per quel film. Con questo non vuol dire che sono un esperto del napoletano, assolutamente no. Però per esempio per il film di Pippo, il fatto che io sia di origine pugliese, sono nato a Vieste nel Gargano, mi ha permesso invece ad esempio di ritrovare delle cose che già erano nella mia memoria, ancora prima di nascere se vogliamo, che poi quando sono arrivato su quel set hanno trovato un crogiolo nel quale tutte questi ricordi, sensazioni, persone che ho conosciuto hanno trovato corpo in questa figura. Io le chiamo figure perché restano più vaste per me. Ecco, personaggio è una parola di un certo tipo, figura è qualcosa di più simile a qualcosa, se vuoi, di più simile al linguaggio delle immagini. Ok. Che è prettamente un linguaggio cinematografico. Ok, va bene, grazie mille. Sì, sì, ok. Grazie, chiudo.